Per quanto riguarda gli esercizi, la prima cosa da capire è questa. Supponiamo di avere una funzione f maggiore o uguale di 0. Allora, se io faccio l'integrale doppio su Rn più m di f di xy in d m n x, la prima volta scrivo le cose come andrebbero scritte, poi le scriviamo come vanno scritte abbreviate, perché questo risulta uguale, questa l'airbag misurabile risulta uguale all'integrale fatto su Rn, l'integrale fatto su Rn di f di x y in d m y, quello che viene in d m m n m n x, che risulta uguale all'integrale esteso a Rn dell'integrale esteso a Rn di f di x y in d m n x in d m m x. Questo qua, quando lo enunceremo, lo dimostreremo, si chiamerà teorema di Fubini. Adesso non voglio dare l'enunciato preciso. Questa cosa è vera nel senso che qualunque di questi tre numeri esista, esiste anche gli altri due. Cioè, se esiste questo, allora, per fare produrre questo numero non ci vuole, per ipotesi, che f sia misurabile in n più m, ci vuole che f sia misurabile in Rn di x per quasi ogni y, e poi ci vuole che quello che viene sia misurabile, la funzione che viene sia misurabile rispetto a questa misura. Se questo numero è finito, o la funzione è misurabile e l'integrale è finito. Ma diciamo, se invece quella la finitezza qua non conta, cioè se uno di questi tre fa più infinito, anche gli altri due esistono e fanno più infinito. La cosa importante è che se si può fare uno di questi, si possono fare anche gli altri due procedimenti. E basta calcolare uno dei tre, che sono tutti e tre uguali. Okay? Invece, quando la funzione non sarà di segno costante, bisogna fare delle attenzioni, perché poi daremo dei controesempi. Perché là varrà un altro teorema, che si chiama teorema di Tonelli, che non enuncio proprio adesso, che però dice che se la funzione è L1, sono tutte e tre uguali. Se la funzione non è L1, quindi diciamo, questo qua non si può dare senso, perché se vi ricordate la funzione non è L1 vuol dire proprio che almeno uno dei due, tra parte positiva e parte negativa, fa più infinito. Ma qualora fosse ancora uno solo dei due, ancora funzionerebbe applicando separatamente il teorema di Fubini, la parte positiva e la parte negativa, e sommando. Quando proprio sono tutti e due che fanno più infinito, a questo integrale non si può dare alcun senso, perché questo è l'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Invece, quando la funzione è positiva, noi possiamo calcolare direttamente uno di questi e dire la funzione di due variabili è misurabile dell'integrale. Fa quello. Allora, sì. N più M, sì. Ok. Ovviamente. In particolare, se M uguale N uguale 1, innanzitutto poi non si scriverà così.
Questo lo scriveremo forse neanche quando faremo Fubin, d'ora in poi scriveremo così, scriveremo integrale su Rn più m di f di xy in dx di y uguale integrale su Rn dell'integrale su Rm di f di xy in dy in dx. Ovviamente queste abbreviazioni dx e dy sono sempre la misura di Lebesgue. Sì, queste in quali variabili? In tutto il blocco di variabili. Quando io scrivo dy è la misura di Lebesgue, qua cosa stiamo scrivendo? Perché non scriviamo dxy tra parentesi? Perché già stiamo dicendo che la misura di Lebesgue n più m dimensionale coincide con la misura prodotto. Abbiamo visto, no? Ok, ora in particolare se n uguale m uguale 1, questo risultato diventa così. Questo si chiama integrale doppio perché è fatto rispetto alla misura bidimensionale. E questo si chiama integrale iterato, cioè fatto prima rispetto a una variabile e poi quello che avviene rispetto all'altra. Allora, che significa fare un integrale su un insieme E di f di x in dx? Qua siamo di nuovo in Rn. Se lo scrivo a parte. Questo per definizione significa integrare su tutto Rn f di x per la funzione caratteristica di e di x, cioè praticamente mettere la funzione a 0 fuori di e. Questo come al solito. Con queste premesse adesso dobbiamo introdurre il concetto di insieme normale. Cominciamo con il caso bidimensionale. T, questo si dice normale rispetto all'asse x e poi spieghiamo perché, è l'insieme dell'xy tali che x è compreso tra a e b e y è compreso tra i valori di due funzioni alfa di x e beta di x. Questo è, questi punti qua sono quelli del grafico di alfa di x, quindi sono quelli del tipo x, scusate, beta di x, quelli di sopra, e alfa di x, quelli di sopra. Ok? Ora, se andate a vedere, fissato x, l'insieme delle y tra alfa di x e beta di x rappresenta un segmento verticale. I segmenti verticali sono normali, cioè ortogonali rispetto all'asse x. Questo è il motivo per cui l'insieme si chiama normale rispetto all'asse x, perché è sicuramente fatto di segmenti, un'unione di segmenti verticali. Invece non è detto che sia un'unione di segmenti orizzontali, cioè quantomeno può succedere che se io taglio un certo valore di y, anche se le funzioni sono molto buone, invece di venire un segmento per cui il valore di y vengono due segmenti, quindi la situazione, la descrizione in quel caso è più complicata. Quindi l'insieme in questo caso si dice normale rispetto all'asse x. Allora io, il mio primo obiettivo è quello di vedere come si aggiorna questa formula, quella che ci verrà dal teorema di Fubini, se l'integrale non lo voglio fare su tutto R2,
qua era R2, perché era N più M faceva 2. Ma lo voglio fare solo su T. Allora io dico che l'integrale doppio esteso a T di f di x y in de x de y non è uguale a altro che l'integrale tra A e B dell'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y fatto prima in de y e poi fatto in de x. E qual motivo? Beh, è chiaro che se io devo fare questa integrale su t, io devo considerare solo, diciamo, la funzione solo sui punti di t. Allora, questo che cosa significa? Se ho fissato x, i punti di t sono quelli compresi tra alfa di x e beta di x. Quindi fare l'integrale qua dentro non lo devo fare solo su tutto r, ma solo tra alfa di x e beta di x. E quindi qua mi viene integrato alfa di x e beta di x. Poi però, che cosa devo fare? Quante volte devo ripetere questo procedimento? Lo devo ripetere per ogni punto x compreso tra A e B, perché fuori di AB il segmento verticale, non, diciamo, la retta verticale non interseca T e quindi lì l'integrale non lo devo fare più, perché viene zero. Chiaro? Fino a qui non è difficile. Quindi questa è la principale formula di riduzione, che poi si potrà aggiornare, aggiustare, ma è la più fondamentale forma di riduzione che c'è per l'integrale. Ok? Questa vale sicuramente per tutte le funzioni di segno costante, quando si può fare anche solo l'integrale iterato. Quindi uno non è che si mette a perdere tanto tempo, uno parte direttamente e fa l'integrale iterato, anche perché fare l'integrale doppio significherebbe ricorrere alla definizione, ma la definizione dice che io devo fare l'estremo superiore degli integrali delle funzioni semplici minoranti, e le funzioni semplici sono definite su insiemi compatti è improponibile fare applicare la definizione. Mentre una volta che uno è arrivato a dimostrare questi integrali qui spesso e volentieri sono di funzioni che si integrano, si fanno facilmente. Ok? Se la funzione non è di segno costante, dobbiamo fare solo attenzione che non ci siano problemi di infiniti. Questo è l'unico problema. Per esempio, se la funzione è f è continua, sicuramente l'integrale ci sta, ma anche se la funzione f è limitata e esiste l'integrale iterato, va tutto bene. Ok, adesso facciamo qualche esempio. Allora, quindi, però, dal punto di vista degli esercizi, che succede? Che una componente fondamentale dell'esercizio non è solo fare gli integrali, ma è descrivere l'insieme, perché l'insieme non è che vi viene messo in questa forma qua bella bella. Io vi do un insieme in R2 con le disequazioni. Quindi la prima cosa che dovete fare, dovete cercare di descriverlo come insieme normale. Quando non è normale, per esempio prendiamo un cerchio, io lo posso però, vabbè, questo è normale perché prendo questa funzione qua, ma posso avere una corona circolare, questa non è normale, però posso dividerlo. Allora, questo insieme è normale rispetto all'asse y, questi due insiemi sono normali rispetto all'asse x e quest'altro insieme è un'altra volta normale rispetto all'asse y. Quindi posso suddividere il mio insieme nell'unione di vari pezzi. Quando faccio l'unione di questi pezzi e divido il mio integrale in, per esempio, quattro integrali, non mi devo mai preoccupare della frontiera, diciamo, degli insiemi. Questo fino a che la frontiera ha misura nulla. Perché su un insieme di misura nulla, qualunque funzione al di là dell'integrale, l'integrale farà sempre 0. Quindi non c'è un problema quando vado a spaccare gli insiemi, se l'insieme lo devo prendere aperto, chiuso,
In genere la frontiera è un insieme di misura nulla, quindi io dico, lo prendo spesso chiuso di qua, chiuso di là, anche se si interseca, non fa niente. È chiaro? Quindi, diciamo, l'aver costruito un po' pesantemente la teoria, però ci fa capire adesso che ci saranno un sacco di vantaggi, nel senso che molte cose dovrebbero essere semplici da interpretare. Ok, adesso quindi andiamo a prendere degli insiemi, andiamo a fare prendere delle funzioni, quindi andiamo a fare gli integrali. Allora, anzi, prima di fare degli integrali, andiamo a prendere questo triangolo qua, andiamo a prendere degli insiemi e me li dovete scrivere come normali rispetto all'asse x, rispetto all'asse y. Allora, prendiamo per esempio questo insieme qua. Questo è il triangolo di vertici d'origine 1, 0 e 1, 1. Ovviamente, rispetto all'asse, come insieme normale, rispetto all'asse x, me lo dovete descrivere subito. Questo chi è? Insieme degli x, y, tali che, cominciate con y è compreso tra? No. Se lo vuoi descrivere nell'altro modo, io voglio descrivere come normale rispetto all'asse x, cioè come unione di questi segmenti verticali. Questo segmento verticale per un certo x, da dove sta? Dove sta? Diciamo, quali punti mi prende? Quelli compresi, quelle y compresi tra? Allora, questo punto qua e questo punto qua mi danno una retta. Che equazione ha questa retta? E quest'altra retta invece è la retta y uguale 0. Allora, se x sta su questo segmento verticale, se la y sta su questo segmento verticale, cosa posso dire? Che la y è compresa tra 0 e x. Ok? E, scusate, che x è compreso tra 0 e 1. Vabbè, se mi metti prima questo e poi quello, no? La stessa cosa. Adesso, come posso descrivere, se invece questo insieme io lo voglio descrivere come segmenti orizzontali, come lo devo descrivere? Questo si può descrivere, affettare anche in orizzontale, eh? Questo insieme è normale sia rispetto all'asse x che rispetto all'asse y. Lo stesso insieme lo posso descrivere come? Stavolta y è compreso tra 0 e 1, perché fuori di 0 e 1 il segmento orizzontale non interseca il mio insieme, ma la x dove è compresa? Dove è compresa la x? 0 y. No? Tra 0 e y e quest'altro triangolo qua. Tra y e 1. Se ci fate caso, questa retta, stavolta il segmento orizzontale è compreso tra questa retta e questa retta. Questa è la retta y uguale a x. E questa è la retta y uguale a 1. Se dovreste aver già incontrato in informatica una, diciamo, una doppia sommatoria di questo genere, sommatoria per i che va da 1 a n della sommatoria per j che va da i più 1 fino ad n, che ne so, di certi a e j,
quando scambiate le sommatorie, questa è la sommatoria per i j che va da i ad n, facciamo così, per j che va da 1 a n, della sommatoria per i che va da 1 fino a j di a e j, cioè al contrario, questa che poi diventa questa. Cioè, allora, questa è una sommatoria, non è fatta su un quadrato o su un rettangolo, quindi quando, se questa fosse fatta da 1 ad n, questa fosse fatta da 1 ad m, allora potete scambiarla come vi pare, perché era fatta su un rettangolo, il rettangolo lo affetti così o lo affetti così, è lo stesso, o lo sommi prima per righe o prima per colonne, è uguale. Ma questa è fatta su un triangolo, esattamente su un triangolo come questo qua. E allora qui vedi qual è la relazione tra i e j, che j deve essere maggiore o uguale di i. E allora vedi, se j deve essere maggiore o uguale di i deve essere minore o uguale di j. Chiaro? Se vai a scrivere gli addendi te ne rendi conto, per esempio fai n uguale 4, così gli addendi non sono tanti. Sono 10 e li scrivi in un modo, li scrivi nell'altro e vedi che sono gli stessi addendi. Chiaro? E la stessa cosa succede qua. Questa descrizione, come vedete, cambia se la voglio fare rispetto a x, se la voglio fare rispetto a y. Quindi bisogna stare attenti, bisogna capire quale delle due descrizioni è possibile fare, se sono possibili fare tutte e due, se è possibile farle entrambe, quale conviene fare e quale conviene integrare. Oppure si possono fare anche tutti e due gli integrali, se sono particolarmente facili, soprattutto all'inizio, come controllo, io lo faccio in un modo, lo faccio nell'altro, viene lo stesso. Chiaro? Per esempio, facciamo l'integrale esteso a quel triangolo T di x quadro y in dx per il parabola. Ok? Allora abbiamo detto, questo da un lato deve essere uguale all'integrale tra 0 e 1 in dx dell'integrale tra 0 e x in dy di x quadro y. Questo descrivendo l'insieme come normale rispetto all'asse x. Allora, in questo caso la x si può portare fuori, x quadro, perché non dipende dalla y. L'integrale di y è y quadro mezzi più costante, che non serve, quindi tra 0 e x viene un altro x quadro mezzi, e quello che viene lo devo integrare in dx. Quindi viene un mezzo x alla quinta quinti tra 0 e 1, e quindi fa un decimo. Ok? D'altro canto, questo stesso integrale si poteva scrivere come l'integrale tra 0 e 1 in dy dell'integrale tra x ed 1 in dx di x quadro y. Ok? In questo caso è la y che si può portare fuori, quindi qua mi viene integrale tra 0 e 1, la y la porto fuori, integrale x quadro è x cubo terzi valutato tra 1 e y in dy. Quindi qua mi viene integrale tra 0 e 1 di y che moltiplica 1 terzo meno y cubo terzi in dy. Questo mi fa integrale di y tra 0 e 1 fa 1 mezzo, quindi qua mi viene 1 sesto meno
qua mi viene y alla quarta che è integrale da 0,1 fa un quinto, meno un quindicesimo. Quindi sono 15 per 2 fa 30, quindi qua mi viene 5 meno 2, 3 trentesimi, cioè 15. Come vedete, il risultato è lo stesso. E deve essere lo stesso perché io non ho fatto altro. Pensate al sottografico di questa funzione di due variabili. Questa è una zona di R3 che ha un volume. Io non ho fatto altro che, affettando in orizzontale per esempio, non sto considerando altro che l'area di ogni fettina e poi sto integrando l'area delle fettine che vengono su tra 0 e 1 in dy. Se lo faccio nell'altro senso, le fettine le faccio in verticale. Mo è chiaro che una pagnotta o l'affettate di così o l'affettate di così, il volume non cambia. Però una pagnotta, a seconda di come l'affettate, per esempio un bel filone lungo, nessuno si sogna di affettarlo per lungo, lo affettano tutti di taglio. Perché? Perché è più comodo. E qua capita la stessa cosa, cioè uno dei due integrali era più comodo, l'altro era uguale ma era un po' più scomodo. In questo caso non ci sarà sempre simmetria, non è che se si fa di qua si deve fare per forza pure di là, ok? Faccio un altro esempio di un integrale che in un caso si fa e nell'altro caso non si fa. Allora, se io faccio supponiamo di dover fare l'integrale sempre sullo stesso insieme t della funzione e alla meno x quadro in dx di y. Allora, questo chi è? Questo è l'integrale tra 0 e 1 in dx dell'integrale tra 0 e x in dy di e alla meno x quadro in dy. Ma questo non è altro che l'integrale tra 0 e 1 di e alla meno x quadro, che posso portare fuori perché non dipende da x. Questa è una funzione che dipende solo dalla variabile x, può capitare. L'integrale mi rimane 1 tra 0 e 1 di tra 0 e x di 1 fa x, e poi devo fare l'integrale di x. Ma la primitiva di questa funzione è meno e alla meno x quadro mezzi, perché la derivata di meno e alla meno x quadro fa più x, più 2x per e alla meno x quadro, divido per 2 e si trova. Quindi calcolato tra 1 e 0, questo fa in, allora un mezzo lo metto in evidenza, 1 perché mi viene meno 1 col meno davanti, meno 1 su e, perché viene meno e alla meno 1. Quindi questo è il numero. Provate a farlo nell'altro modo. Questo integrale è anche uguale all'integrale tra 0 e 1 in dy dell'integrale tra y e 1 per e alla meno x quadro in dx, è anche uguale a questo. C'è un piccolo problema, che questo integrale si fa proprio, cioè esiste sicuramente, è un numero, ma non lo sappiamo scrivere per mezzo di funzioni elementari. Potrebbe farlo, approssimarlo per esempio MATLAB numericamente, ma se lo vogliamo fare in maniera esatta, almeno noi siamo in difficoltà, perché la primitiva di alla meno x quadro non si scrive per mezzo di funzioni elementari. Quindi, come vedete, lo stesso integrale in un modo si può fare, nell'altro modo ci risulta estremamente ostico da fare.
chiaro? E in un modo è facilissimo, in un altro modo diventa complicato. Quindi le formule di un'altra questione. Io ho detto che le due formule di riduzione, perché io posso integrare prima in x e poi in y, oppure prima in y e poi in x, quando l'insieme è normale rispetto a tutte e due gli assi, servivano pure per controllare, l'integrale. Ora però, se io voglio controllare questo risultato, visto che nell'altro modo non lo posso fare, che cosa potrei fare per sapere se più o meno questo risultato a occhio e croce è giusto o no? Allora, una cosa che si può fare è quella funzione lì, e alla meno x quadro, qua vale e alla meno 0, cioè 1, e qua vale 1 su e. E in questo insieme oscilla tra questi, diciamo, scende da questo valore a questo valore. Quindi sicuramente la mia funzione, il valore dell'integrale è minore del massimo della funzione, che è una maggiorante, per l'area su cui sto integrando, ed è maggiore del minimo della funzione per l'area su cui sto integrando. Siccome l'area su cui sto integrando vale un mezzo, questo integrale deve essere compreso tra un mezzo e 1 su 2e. Questo numero 1 meno 1 su e è compreso tra 1 e 1 su e. Quindi questo controllo non mi dice con certezza che ho fatto bene, però mi dice che non, se questo controllo falliva sicuramente avevo fatto male, stava fuori di questo, perché diciamo è sempre un controllo parziale, è un controllo che non mi dà il risultato esatto, però certe volte se uno lo fa in maniera un po' più furba magari riesce a capire che, diciamo, l'integrale deve stare in un intervallino piuttosto piccolo. Allora, nel momento in cui sta in quell'intervallino piuttosto piccolo e avete fatto un errore, l'errore in genere vi fa sballare, vi fa andare da qualche altra parte, quindi uno trova che il risultato non è corretto. Ok? Ok. Va bene, adesso andiamo a fare qualche esercizio. Ho preso il primo esercizio. Allora, il primo è abbastanza semplice, integrale su omega, vabbè, chiamiamolo t, non abbiamo chiamato sempre t, di x per 1 meno y, in dx di y, e chi è t? T è l'insieme delle xy, tali che y è compreso tra 0 e radical 2 su 2, e x è compreso tra y e la radice di 1 meno y quadro. Andiamo a fare questo integrale. Stavolta quindi cosa abbiamo? Allora, x uguale y, allora, solito discorso, per descrivere un insieme basandoci su delle disequazioni, cominciamo prima a vedere le equazioni corrispondenti. Cominciamo, questa è l'equazione y uguale x. Questa retta qua. Poi sappiamo che y maggiore o uguale a 0, questa retta qua. Poi sappiamo che y minore o uguale di radical 2 su 2, questa retta qua. E poi sappiamo che x
è minore o uguale di radice di 1 meno y quadro. Radice di 1 x uguale a radice di 1 meno y quadro vuol dire x quadro uguale a 1 meno y quadro, vuol dire x quadro più y quadro uguale a 1, che è la circonferenza di centro origine di raggiunto. Oh, questa qua, questi due si intersecavano nel punto di coordinate radical 2 mezzi, radical 2 mezzi, che guarda caso passa anche, sta anche sulla circonferenza unitaria. Quindi l'insieme che andiamo trovando noi è esattamente questo qua. Questo insieme qua è stato descritto come insieme normale rispetto all'asse y. Vedete, è stato affettato in orizzontale. Se lo volessimo descrivere come insieme normale rispetto all'asse x, lo dovremmo spaccare in due insiemi normali. Quindi facciamo questo esercizio, anche se dopo non lo sfruttiamo. Come si può scrivere questo insieme qui? Questo qua si può scrivere come l'insieme delle x y, tali che x è compreso tra 0 e il radical 2 mezzi e y è compreso tra 0 e x, unito, che vedete, fino a radical 2 mezzi, questo è radical 2 mezzi, qua c'è la x e la x è compresa, la y è compresa tra 0 e x, e invece unito all'insieme delle xy, tali che x è compreso tra radical 2 mezzi e 1, e la y è compresa tra 0 e la radice di 1 meno x quadro. Quindi, come vedete, la descrizione è abbastanza diversa. Innanzitutto, invece di essere un insieme normale, sono due insiemi normali. Poi qua ho un triangolo, qua ho un pezzo di cerchio, e quindi vanno descritti in maniera conseguente. È chiaro? Allora andiamo a fare questo integrale. Come dobbiamo fare questo integrale? Dobbiamo fare l'integrale tra 0 e radical 2 mezzi in che cosa? In dy, si mette per esterno l'integrale che si deve fare dopo. Di che cosa? Aiutatevi con le parentesi, non abbiate timore di mettere le parentesi, perché le parentesi ci aiutano a non confonderci. Ci capisce, fa capire quello che dobbiamo fare prima e quello che dobbiamo fare dopo. Dell'integrale in dx che dobbiamo fare prima, dove la x varia tra y e radice di 1 meno y quadro, della funzione x per 1 meno y. Ora, la funzione 1 meno y non dipende da x e quindi può passare fuori. Quindi 1 meno y lo posso passare qua. Voi fate un passaggio su. Quindi questo diventa l'integrale tra 0 e radical 2 mezzi, l'integrale di x fa x quadro mezzi, x quadro mezzi valutato in radice di 1 meno y quadro e in y, in dy, uguale l'integrale tra 0 e radical 2 mezzi di 1 meno y, che moltiplica, allora un mezzo lo metto in evidenza e poi devo fare 1 meno y quadro meno y quadro in dx, quindi 1 meno 2 y quadro, quindi qua mi viene uguale un mezzo integrale tra 0 e radical 2 mezzi, questo fa 1 meno 2 y quadro, quando vado a moltiplicare mi viene 1 più meno 2 y quadro meno y meno 2 y quadro più 2 y in dx uguale un mezzo. Allora l'integrale di 1 fa radical 2 mezzi, l'integrale di y fa y quadro mezzi, cioè fa un quarto, per
quindi meno 1 quarto. Poi l'integrale di 2y quadro fa 2 terzi y cubo, quindi fa meno 2 terzi radica 2 mezzi al cubo. Poi l'integrale di 2y cubo fa y alla quarta mezzi, quindi fa 1 mezzo radica 2 mezzi alla quarta uguale. Vediamo se non abbiamo fatto errore. Allora abbiamo sempre 1 mezzo, lo riscrivo qua. Poi questo è 1 mezzo al quadrato, quindi 1 quarto, 1 ottavo, meno 1 quarto meno 1 ottavo dovrebbe fare meno 1 ottavo. Invece l'altro dovrebbe fare, allora quello è 1 mezzo che se ne va con 2, poi viene radical 2 su 2, quindi radical 2 sesti, quindi qua mi viene 1 mezzo meno 1 sesto fa 1 terzo radical 2. Vediamo se è corretto. Radical 2 sesti meno 1 sedicesimo. Radical 2 sesti meno 1 sedicesimo. Vabbè, però è la evidenza. Adesso vediamo un po' se lo vogliamo fare nell'altro modo. Se lo volessimo fare nell'altro modo, scriviamo solo l'integrale, poi vediamo. Tra l'altro avevamo il controllo che l'esercizio c'era il risultato, quindi cosa che non vi do mai al popolo. Per un motivo ovvio, perché se ve lo dovessi dare dovrei anche svolgerlo prima. Allora, come si può impostare questo integrale nell'altro modo? Questo integrale si può impostare così: integrale tra 0 e radical 2 mezzi in de x dell'integrale tra 0 e x in de y di che cosa? Di x per 1 meno x più, perché c'è un altro pezzo, l'integrale tra radical 2 mezzi e 1 in de x dell'integrale tra 0 e radice di 1 meno x quadro in de y di x per 1 meno y. Ok? Questo è il nostro integrale scritto nell'altro modo. Poi, per esercizio, lo svolgete e verificate che il risultato sia lo stesso. Ok? Vabbè, andiamo a fare un altro, andiamo a fare questo. Poi vediamo che cosa fa. Poi facciamo una pausa. Andiamo a fare o forse un altro paio. Cominciamo a fare prima questo: integrale su t del logaritmo naturale di x per y, dove in de x per y, dove t è uguale all'insieme delle x y tali che x è maggiore o uguale di
questa è compresa tra 4x e 1 su x. Allora, chi è questo insieme qua? Cominciamo con il descrivere queste equazioni. Y uguale 4x, più o meno si tratta di una retta fatta così, ok? Y minore uguale di 1 su x. Dove si vanno a intersecare? Basta mettere a sistema 1 su x uguale 4x. Faccio l'intersezione solo di qua, per quale motivo? Perché la x poi dovremmo limitare che è negativa. Queste qui sì, diciamo 4x quadro uguale 1, x uguale più o meno un mezzo. Quindi chiaramente a me interessa la radice meno un mezzo, che è esattamente uno dei due valori qua della x, meno un mezzo. Poi qua abbiamo meno 1, diciamo meno, se questo è meno un mezzo, meno 1 sarà qua. Allora, la y compresa tra 4x e 1 su x significa su questo insieme qua. Cercate sempre anche di fare la figura, perché se fate la figura vi aiuta, più difficile sbagliarsi, sia dal punto di vista algebrico sia sulla figura, uno in genere controlla l'altro. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare l'integrale tra meno 1 e meno 1 mezzo in dx dell'integrale tra 4x e 1 su x di che cosa? E qua dobbiamo fare logaritmo di meno x più logaritmo di meno y. Devo fare per forza così, perché siccome la x e y sono negative, se voglio, oddio, posso anche fare l'integrale della funzione così come sta, ma non mi conviene. Per quale motivo? Perché adesso sto sfruttando il fatto che il logaritmo di un prodotto è la somma dei loga. Però attenzione, non potete spaccare xy in questo caso come x per y, perché altrimenti vengono tutti e due negativi e il logaritmo non si può fare né di x né di y. Invece, essendo loro sono negativi, ma il loro prodotto è positivo, e quindi come lo devo spaccare questo prodotto? Meno x per meno y. Ok? Adesso se io vado a fare l'integrale del logaritmo di meno y in dy, no? Naturalmente dove si può fare, cioè sui negativi, su un intervallo che stia sui negativi, questo come si fa? Si fa per parti. Questo è y per logaritmo di meno y meno l'integrale di y per la derivata di questo, ma la derivata di questo è 1 su y in dy. Perché è 1 su y? Perché questo è 1 fratto meno y per la derivata di meno y che fa meno 1. Se vi ricordate, la derivata del logaritmo è il valore assoluto di x, fa 1 su x rispetto a x. Quindi qua mi viene y per logaritmo di meno y più la costante arbitraria. Ok? Quindi questo integrale qui adesso, cancello solo questa parte di sopra del grafico così posso sfruttare questa riga, chi viene? Questo viene, diciamo, l'integrale tra meno 1 e meno 1 mezzo del logaritmo di meno x per
1 su x meno 4x, perché questa funzione qua non dipende dalla y, scusate, qua c'era dx ma poi c'era anche dy, dy prima e dx dopo, bisogna fare prima l'integrale in dy, perciò se avessi messo le parentesi me ne sarei accorto. Quindi e questo lo devo integrare in dx più l'integrale tra meno 1 e meno 1 mezzo. Adesso la prima idea di questa è y logaritmo di meno y valutata tra 4x di sotto e 1 su x di sopra, e questo da integrare per x. Oh, uno si mette con santa pazienza. Allora, andiamo a fare innanzitutto, prima di tutto riscriviamo questo integrale, questo chiamiamolo b, quello è a e questo è b. Allora b a chi è uguale? È uguale all'integrale tra meno 1 e meno 1 mezzo. Allora sopra devo sostituire 1 su x, quindi qua viene 1 su x per il logaritmo di meno 1 su x meno 1 su x, poi meno 4x logaritmo di meno 4x più 4x in dx, ok? Innanzitutto e invece a è quest'altro integrale qua, integrale da meno 1 e meno 1 mezzo il logaritmo di meno x per 1 su x meno 4 su x in dx, ok? Allora andiamo a calcolare separatamente, lasciamo gli scritti di integrale perché così se sbagliamo qualcosa poi torniamo indietro e correggiamo. Vediamo un po' se ce la faccio a fare tutto qua dentro. Allora, cominciamo con A. Prima di fare... Allora, quali sono i modi per cercare di non sbagliare quando ci stanno problemi così? E quella è la cosa più facile da sbagliare. Allora, un primo modo è rallentare. Se tu rallenti, sbagli molto di più. Gli sbagli, gli errori vanno col quadrato della velocità, quindi rallentando vai molto più lontano. Un secondo modo, in questo caso adesso siamo arrivati all'integrale di una variabile, in una variabile sappiamo cambiare valore, prendiamo t uguale a meno x. Allora quindi a diventa l'integrale tra un mezzo e 1, poi c'ho logaritmo di t poi 1 su x è meno 1 su t poi più 4t ma dx è uguale a meno dt, però io ho girato anche l'integrale perché allora dx sarebbe meno dt. Però quando vado a sostituire meno, qua viene 1 e qua viene 1 mezzo. Siccome ho girato gli estremi dell'integrale, il meno l'ho incorporato. Va bene. Quindi questo è molto più facile da fare perché qua la t è positiva. Similmente andiamo a fare b. Allora qua abbiamo l'integrale tra un mezzo e 1 in dt, pure qua perché non dobbiamo cambiare nessun segno perché il meno dt se l'assorbe il cambio. Poi qua abbiamo
meno un, allora qua verrebbe meno 1 su t, verrebbe meno 1 su t logaritmo di 1 su t, ma logaritmo di 1 su t è meno logaritmo di t, quindi qua mi viene logaritmo t su t e meno, cancella il meno dall'altra parte, più 1 su t. Poi avete meno 4t, anzi più 4t logaritmo di 4t. Questo lasciamolo stare così per adesso. Più 4t logaritmo di 4t. Poi meno 4t. Ok. Allora, innanzitutto qui abbiamo un pezzo, questo pezzo qua, meno logaritmo di t su t e più logaritmo di t su t che se ne va. Poi abbiamo logaritmo di t per 4t più 4 logaritmo, no, questo è 4t, questo è solo, no, sì sì, logaritmo di t per 4t, quindi questo però si somma. Quindi se andiamo a controllare che sia, che fossero uguali anche in partenza, meno 4x logaritmo di meno 4x di là, e però attenzione che questo di sopra, quello di sopra, quello di sopra, ho sbagliato la, no, non ho sbagliato niente. Allora, questo qua è logaritmo di t, questo qua è logaritmo di 4t, non, si, non sono uguali, però quindi facciamo, adesso facciamo separatamente. Allora facciamo prima quello di sopra, devo fare integrale tra un mezzo e 1 di 4t logaritmo di t. Allora questo è 4, mette in evidenza, poi ho t quadro mezzi logaritmo di t meno l'integrale tra un mezzo e 1, l'integrale di t fa t quadro mezzi per 1 su t in t. Quindi questo andava valutato tra un mezzo e 1, quindi questo è 4, logaritmo di 1 fa 0, poi viene meno un ottavo logaritmo di un mezzo, un quarto per un mezzo fa un ottavo per logaritmo di un mezzo, poi viene meno l'integrale di t mezzi e t quadro quarti valutato tra un mezzo e 1, quindi uguale 4 che moltiplica, allora 4 ottavi fa un mezzo logaritmo 2, perché meno logaritmo di un mezzo è logaritmo 2, poi più 4 che moltiplica meno un quarto, vabbè il 4 quarti lo posso semplificare, quindi faccio vedere, qua viene meno 1 più un quarto, quindi viene un mezzo logaritmo 2 meno 3 quarti, sarebbe 4 e 4 si semplifica, poi meno t quadro fa meno 1 più un quarto, quindi meno 1 più un quarto fa meno 1. Questo dovrebbe essere A, se non ho fatto errore. Andiamo a vedere B. Allora, B è uguale all'integrale tra un mezzo e 1 di 1 su t meno 4t più 4t
logaritmo 4 più 4t logaritmo t. Quindi ok, questo non era proprio A, era A diciamo A primo, diciamo quello con il pezzo semplificato con quello di sotto. Ora l'integrale di questo è il logaritmo, logaritmo di 1 fa 0, logaritmo di 1 mezzo fa logaritmo, fa meno logaritmo 2, con meno davanti viene logaritmo 2. L'integrale di meno 4t fa meno 2t quadro, meno 2t quadro fa meno 2 più 1 mezzo, quindi fa meno 3 mezzi. Sì. Meno 3 mezzi. Poi abbiamo più 3 logaritmo 2. Allora, se questo integrale faceva meno 3 mezzi, questo integrale fa 3 mezzi. Questo è 2 logaritmo 2, quindi 3 mezzi per 2 logaritmo 2 fa 3 logaritmo 2, e l'ultimo è l'integrale che abbiamo calcolato prima, che dovrebbe fare più 1 mezzo logaritmo 2 meno 3 quarti. Adesso dobbiamo fare A' più B'. Se abbiamo fatto bene i conti, possibile che ci siano degli errori, ma comunque di logaritmi 2 ce ne stanno. 1 mezzo più 1 mezzo fa 1, più 1 fa 2, più 3 fa 5. Poi di costanti ci sta meno 3 quarti, meno 3 quarti fa meno 3 mezzi, meno 3 mezzi fa 3. Andiamo a vedere il risultato. Sorprendentemente non abbiamo fatto errore. Ok? Quindi alla fine. Allora, prima di fare una pausa, un altro paio di esercizi facciamo dopo la pausa. Poi. Qual è il diciamo le osservazioni da ritenere? Le osservazioni da ritenere sono che quando ci sta da fare i conti non è che ci sta molto da girarci attorno, bisogna farlo. Bisogna farli, avete visto che i conti sono sempre quelli, non è che è variato molto dagli integrali, quindi fatevi piacere gli integrali, so che non vi piacciono, ma fatevi piacere perché ogni tanto ancora servono. Secondo, un'altra osservazione da ritenere è che ognuno deve trovare un equilibrio tra la velocità e la sicurezza, cioè allora, il problema è, se io vado, faccio un esercizio, devo poterlo controllare, ok? Perché sparare numeri a caso non ha senso. Allora, ci sono molti controlli che si possono fare, controlli di tipo logico, io poi posso andare a vedere più o meno quell'area quant'era, la funzione là più o meno quanto valeva, e fare una stima, una maggiorazione, una minorazione della funzione, dell'integrale. Però avete visto che qua sono andato abbastanza veloce, diciamo relativamente veloce, molte cose le ho fatte a mente, certamente facendole a mente posso sbagliare. Allora il problema qual è? È che diciamo certamente io mi sono fidato forse anche un po' troppo, perché adesso il problema è che se ho fatto un errore devo ricontrollare tutto. Chiaro? Che non so bene l'errore dove sta. Chiaro? Però certe volte è possibile controllare passo passo, altre volte no. Quindi ogni volta che la lista dei conti si allunga devi essere un po' più sicuro. Mo io ero moderatamente confidente, però ogni tanto faccio pure errore. Ho rallentato comunque un po', se ci avete fatto caso. Io ho fatto più passaggi di quelli che faccio scritti. In genere faccio a mente, faccio pure peggio. Però qua sapevo che se ne facevo di più a mente sicuramente mi... diciamo
andavo in tilt. E quindi ognuno sa la velocità che lo manda in tilt, quindi si deve tenere un poco sotto. Diciamo, tu devi avere, non puoi pretendere di avere il 100% di fare bene, perché se pretendi di avere il 100% di fare bene vai talmente lento che fare un'integrale del genere, invece di metterci 10 minuti ci metti 40 minuti e non va bene, perché diciamo gli esercizi e compiti sono 6, 20 minuti di esercizi. Se però l'integrale del compito mediamente può essere più difficile di questo, il problema è che però poi se vai oltre una certa velocità rischi di fare errori. Allora tu devi andare alla, come dire, più alta velocità che ti crea non troppi problemi, che ti crea pochi problemi. Questo è, diciamo, moralmente, diciamo, l'osservazione. Vabbè, mo ci fermiamo un po'.